Udatinos è stato progettato in un mondo diverso, dove il Covid e la pandemia non esistevano. E come artisti e come progettisti ci troviamo invece in questo mondo. E allora abbiamo messo tutte le forze che avevamo di immaginazione, di competenze, per provare a far sì che questo progetto potesse esistere al massimo e in tutte le sue componenti. E quindi ce lo siamo reinventato praticamente da zero, facendo le stesse cose, ma rendendole compatibili con la sicurezza delle persone. Partiamo dai workshop sensibili all'acqua. I workshop che dovevano svolgersi in presenza si svolgeranno in remoto. Ci siamo sforzati di compattare queste esperienze e di renderle il più possibile compatibili con una interazione che avviene online, e così avverranno. Se sarà possibile, le persone convergeranno al museo, all'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, altrimenti tutte le interazioni si svolgeranno online e noi saremo lì a fare i tutor e a fare questa esperienza insieme alle persone che parteciperanno. La seconda parte, la raccolta partecipativa di dati, bellissima questa parola, no? Questa raccolta partecipativa di dati avverrà e sarà fatta in una modalità che consente alle persone di raccogliere singolarmente i dati, anche qui di nuovo in tutta sicurezza. Ma questo è una cosa molto bella perché allo stesso tempo, pur restando soli, proprio grazie ai dati che in questo processo insieme, mentre i workshop sono avvenuti e le persone iniziano a raccogliere questi dati sullo stato dell'acqua, li potremo visualizzare. Inizieremo a vedere questo sforzo collettivo separato, no, di queste persone che i nostri 15 custodi dell'acqua che iniziano a raccogliere i dati. Ecco, in qualche modo separatamente speriamo e ci siamo immaginati che proprio facendo questa attività i dati ci possano restituire la sensazione e la percezione che stiamo lavorando insieme e facendo qualche cosa insieme, che per gli esseri umani è importante. E veniamo al terzo pezzo del progetto, l'installazione. Ebbene, anche l'installazione ce la siamo reimmaginata. Udatinos sarà uno spazio meditativo, un luogo dove, proprio come nella meditazione, essere soli è quasi una condizione di privilegio, di raccoglimento che ci consente di elaborare una esperienza. Se sarà possibile nel futuro, questo luogo potrà ospitare dei gruppi, ma intanto potremo andare a godere di un'esperienza pienamente anche da soli, come questo mondo ci sta un po' imponendo. E vorrei concludere dicendo qualcosa che sento come artista, ma anche come progettista. È proprio nell'arte che questa possibilità di immaginare mondo mai come oggi è utile e deve essere usata e può diventare una delle possibilità che ci consentono di continuare a vivere pienamente in questo particolare mondo pandemico, corto o lungo che sia, che ci è capitato di vivere.